Credo di sì. No. Buonasera Daniele. Ciao, buonasera. Sì, però facciamone sempre una. Poi potete fare un'altra, però diamogli il tempo a Claudio di tradurre, perché sennò diventa... Ma siamo solo italiani? Ci sono inglesi per le televisioni. Allora, vuole... Parto? Ok. C'è il broadcaster. Allora, Daniele, volevo chiederti sul tipo di partita che sarà domani. Voi fino adesso, con te in panchina, avete sempre fatto molto bene quando avete comandato la partita, quando avete cercato di far male all'avversario, magari un pochino meno precisi quando dovevate interpretare i momenti della gara anche a ritmi magari un pochino più bassi. Ti chiedo se la parola gestione è una parolaccia oppure se invece può rappresentare anche un percorso di crescita, perché poi si cresce anche gestendo le partite, soprattutto quelle in cui si parte con un vantaggio ampio, ma non solo, insomma, se è comunque un modo di interpretare la partita che tu sei curioso di vedere domani, proprio a livello di prova di maturità, visto che il vantaggio è molto ampio, però è chiaro che la partita va affrontata poi sempre con l'intento di chiuderla, magari, e di evitare soprattutto che loro con un gol abbiano qualche speranza in più. Ecco, se quindi questa cosa di gestirla un pochino ti non preoccupa, ma comunque ti spinge a capire se potrà esserci una risposta positiva in questo senso da parte della squadra. No, io penso che la gestione per un calciatore, per un allenatore, sia il pane, no? Gestire i momenti, gestire i risultati, gestire il proprio corpo, gestire tutto. Però sbagliamo se diamo alla parola gestione un'accezione negativa, un'accezione, diciamo, speculativa. Gestire non vuol dire sono in vantaggio di 4 gol, mi chiudo in area e speriamo che non ne facciano 4 pure loro. Gestire vuol dire riconoscere le fasi della partita, riconoscere le fasi di condizioni psicofisiche, calcistiche dell'avversario, le proprie. E se c'è stata una partita dove abbiamo gestito veramente bene le forze, secondo me è stata quella proprio dell'andata, dove nel secondo tempo loro hanno preso il pallino in mano, che è una cosa che succede anche quando giocano con le squadre tra le più forti della Premier, e noi siamo stati bravi a stare un pochino più coperti e a fargli male in contropiede. È una qualità di una squadra, e viene dopo tanto tempo di lavoro insieme, viene dopo un percorso di crescita e di proprio conoscenza fra me e i giocatori, ma anche fra i giocatori stessi, fra di loro, perché poi io posso fare dei cambi che gestiscono un certo momento, ma loro devono gestire poi ogni pallone è una storia a sé. Well, Daniele, your team so far did very well when had the control of the game, but you struggled a little bit when you had to handle the game. So, do you think that handling is a bad word, or is part of the growing process you are going through? Are you curious to see how your team will handle the situation tomorrow, as of course you start from a 4-0 advantage, but of course you can kill off the game by scoring a goal. So what do you expect? No, handling is very important. You need to handle moments, score, your body. But handling does not mean that we should speculate, that we should sit back and just and only defend. We have to recognize moments. And we did very well in the first leg, in the second half, when Brighton were in control of the game. We dropped a little bit and then we hit them on the counter. But of course you need time, players need to get to know each other. I get to know my players in order to achieve that. Leo, buonasera. Vorrei chiederti lumi sulle condizioni di Lukaku e di Dybala. Lukaku è rimasto addirittura a Roma, Dybala è partito, si è allenato. Volevo capire se come stanno, quanto e quando li puoi utilizzare e se l'eventuale assenza contemporanea dei due nella formazione titolare, che potrebbe anche rispondere banalmente a esigenze di turnover, ma in questo caso magari no, può dare un messaggio alla squadra che insomma siamo quasi arrivati alla fine dell'opera. Sarebbe un messaggio sbagliatissimo, perché non siamo quasi alla fine dell'opera, siamo a metà strada al 100%. Paolo sta bene, sta con noi, come tutti gli altri giocatori. E Romelu ha questo problema all'anca che si porta dietro da mesi, forse anni, e che ogni tanto gli rispunta fuori, e quando gli spunta fuori lo deve gestire con un po' di riposo. Ora non mi chiedere quanto riposo, perché non lo so, ma... un po' di riposo che non gli permetteva di essere qui, quindi negli ultimi 2 giorni mi ha detto che non ce la faceva a venire.
e qualsiasi formazione noi schieriamo dobbiamo essere, ce lo impone il nostro lavoro, ce lo impone l'essere calciatore, l'essere orgoglioso di essere calciatore, un po' di orgoglio, un po' di amor proprio, di poter proprio, anzi, a maggior ragione che magari mancano giocatori che giocano più spesso, vado a fare una grande partita, dimostro che se ci sono o se non ci sono, per noi non cambia niente, sarebbe la gioia più grande, iniziare anche a cambiare questo concetto che forse in parte già un pochino sta cambiando, che senza Dybala o Lukaku non si possa giocare a pallone, non si può giocare a pallone, anche perché io penso che ci sono dei giocatori molto forti in questa rosa e sono sicuro che possiamo andare a giocare anche senza di loro, qualora non giocasse Paolo, questo ancora lo devo decidere, però sono proprio tranquillo con i giocatori che ho a disposizione oggi. So, what about Lukaku and Dybala? Lukaku did not travel with you today. Should they not play tomorrow? Would that be a message that the tie is almost wrapped up? Well, it would be a very wrong message because we are halfway. We've only done 50% of the job so far. Paolo is fine. He traveled with us. Romelu, he has a hip problem that is nagging him for a long time, and so he just needs some rest. Don't ask me how long it will take, but he needs some rest. And regardless of the lineup, we must play with pride. We must prove our worth, especially when maybe two important players are missing. In case they will be missing, Lukaku and Dybala, we can still play. We must show that we can still play without them. Una domanda anche per Edoardo. Volevo chiederti come stai vivendo questo momento in cui, dopo un periodo in cui eri praticamente un titolare, hai giocato un po' di meno, come stai affrontando questa fase? Sei passato dalla fase del cane malato alla fase del ragazzo da far sposare le figlie. Volevo, al di là della battuta, volevo chiederti come la stai affrontando, anche perché Daniele De Rossi ha parlato molto bene di te. No, la sto affrontando come ho sempre cercato di affrontare il mio lavoro e comunque tutto il mio percorso. Credo che ogni tipo di calciatore abbia il suo e naturalmente è fatto da momenti in cui magari si gioca un pochino di più e un pochino di meno. La bravura credo sia proprio nella costanza di continuare a lavorare e non solo per migliorare, ma anche per mantenere un tipo di lavoro che hai cominciato. E per me assolutamente non è un... in allenamento è proprio... vedo notevoli progressi, non ho problemi, sono assolutamente tranquillo. Quando mi viene data l'occasione cerco di dare sempre il massimo e credo che sia questa la cosa più importante che deve fare un calciatore. So, a question for the player. You've gone from starter to sitting more often on the bench and playing and having less playing time. And plus you went from being a bulldog in the midfield of AS Roma to becoming the ideal husband of anybody's daughter. So you are going through this moment. How are you feeling right now? Well, I think it's very important for a professional player to do his job as always. Any player has his own history. It goes through times when you play more, when you play less, but it's of the essence that you keep working hard. And I feel that I'm making progress in the training sessions. So I'm feeling okay, I'm fine, and whenever I have the chance, I have to prove my worth. Ciao mister, tu sei stato in campo in partite in cui hai fatto delle clamorose e importanti rimonte, ovviamente penso al Barcellona, sei stato in campo che ne so, contro il Manchester con sconfitte clamorose, in cui una delle due squadre si è squagliata, ma si squagliava anche con giocatori come eravate voi forti, come era il Barcellona fortissimo insomma in quel momento. Che lezione si può trarre da partite così? Da calciatore hai mai tratto qualche lezione o sono quelle cose che quando capitano c'è pure poco da fare? Cioè c'è un rischio che la Roma corre in questo senso secondo te domani? Cioè, in tutti ogni partita corrono il rischio di prendere
un po' troppi gol rispetto a quelli che si immaginava. Probabilmente anche Brighton non pensava di perdere 4-0 all'andata. Non bisogna andare forse così tanto lontano per preparare una partita così, per fra virgolette spaventarci e essere pronti. Basta andare alla partita d'andata. Abbiamo fatto un primo tempo secondo me eccezionale, meritando di finirlo in vantaggio, e dopo 4, 5, 6 minuti, non mi ricordo, hanno colpito un palo su un cross deviato per sfortuna da Dandica, hanno preso il palo. Un gol dopo 6 minuti, anche sfortunato, anche su un contropiede semplice, potrebbe cambiare la partita, quindi bisogna stare attenti. Ovviamente prendi un gol dopo 6 minuti, continui a giocare come da squadra vera, non è un dramma, però insomma dobbiamo essere consapevoli che il Brighton nella partita andata ha avuto 4-5 occasioni da gol e ne abbiamo avute tante anche noi. Sono due squadre che di solito segnano, noi stiamo segnando parecchio, penso. Noi dobbiamo pensare che se dovessimo fare veramente uno o due gol, che è un po' la media che ci stiamo portando dietro da quando sono arrivato io, subirne 6 sarebbe veramente tanta roba per il Brighton, insomma farne 6. Quindi noi dobbiamo pensare ad essere pronti a fare un'altra grande partita, e un'altra grande partita per noi, i numeri ci dicono che di solito segniamo almeno un paio di gol a partita, potrebbe veramente chiudere il discorso, non so, finire 2-0 il primo tempo come è successo all'andata. Quindi basta preparare un'altra partita così. È ovvio che ti ronza in testa un po' il risultato, e stato calciatore forse un millimetro di rilassatezza ce lo puoi avere, come magari loro potrebbero essere un grande ansia lì a guardare il cronometro ogni 2 secondi, sai, il cronometro quello vicino al tabellone. È così, il calcio è così, c'è anche un aspetto mentale, umano, passionale che ci portiamo tutti quanti dentro, e ovviamente fa parte di quella che poi è la partita che andiamo a vedere. Daniele, you've been part of great comebacks with AS Roma. I'm thinking especially about the Barcelona game. You've also been part of games where you were thrashed, for example, by Manchester United. So what lesson can you learn from those kind of games? And are Roma running any risk tomorrow of conceding many goals? Well, there's always the risk to give away too many goals. Even Brighton did not think they would probably get let in four goals. So we must think about the first leg and how we played it. In the first half, we had a very good start and approach to the game. We created many chances, and then we almost let in a goal. They hit a post by a deflection of Ndicka, which was very, very unfortunate, and that could have changed the game. But even in that case, you know, we should keep playing with no fear, doing our games, and we have to be aware that Brighton in the home game, they created 4 or 5 chances. We are 2 goal scoring teams. We have to focus on ourselves, and if we score a couple of goals, maybe in the first half as we did in the Roma game, and that's the statistics, the average number of goals we've been scoring so far under me, you know, the game, the tie would be killed off. Of course, you will be thinking about the score line, and then I've been a player, and I know that you can have an inch of complacency, maybe you can be too relaxed, but they will be playing against time, because the psychological factor is part of this game and will be part of the match tomorrow. Edoardo, invece, volevo sapere il fatto che sia qui, spero che sia di buon auspicio per vederti in formazione domani, e se giochi centrale, dove ti sta addestrando, come ci ha raccontato l'altra volta, o mezzala domani? No, sai qualcosa? Ancora non so se gioco. No, a parte questo, potevi farlo al mister come domanda. La faccio a lui. Poi. No, però comunque credo che ci sia una cosa che il mister ci sta trasmettendo da quando è arrivato, che comunque facciamo un determinato tipo di rotazioni, e nel momento in cui un giocatore si trova a coprire un determinato ruolo nel campo che magari non è il suo, quando un centrocampista si apre o quando un difensore dà la palla e sale, ogni giocatore si deve comportare come se giocasse nel ruolo dove si trova. Quindi da questo punto di vista è un po' il nostro concetto, anche io nel mio non mi fa molto differenza giocare magari un po' più centrale o comunque un po' più avanzato. Buonasera De Rossi. Buonasera. Ah, perdono, è vero.
Yes. One question for Eduardo Bove. I hope that tomorrow you'll be starting since you are here in the press conference today. And tomorrow, do you expect to play as central midfielder or maybe as a half winger? Well, you should ask this question to the coach. But anyway, what the coach has been passing on to us so far is that when we are on the pitch and we rotate on the pitch and you take on the position of someone else, that's when you also have to carry out the tasks of that player. And that's very important, and so regardless of where I'll be playing tomorrow, I'll play with that mindset. Buonasera. Da quando lei è sulla panchina della Roma, la Roma ha avuto una parabola ascendente, sempre un tassellino in più. Lei, nelle sue migliori previsioni, si immaginava di riuscire ad avere questa parabola in questo senso? E secondo lei, da che cosa è dipeso? Cos'è l'elemento che ha fatto sì che in fondo tutto stia andando per il verso giusto? A parte che io penso che fisiologicamente le grandi squadre come lo è la Roma hanno dei momenti di calo e poi dopo si ritirano su, a prescindere da chi sia l'allenatore, proprio perché fisicamente hanno dei giocatori che sono spesso e volentieri più forti dei giocatori che affrontano, quindi al di là di quello le partite poi alla fine le vinci. Io sono contento del percorso che stiamo percorrendo insieme. È ovvio che nei miei migliori auspici c'era questa partenza, c'era questo tipo di partenza non solo come risultati ma anche come feeling che si è creato, umano e calcistico, perché insomma, come ho detto l'altra volta in un'altra conferenza, mi sembra che loro credano in maniera forte quello che io provo a trasmettergli e niente, insomma, sono soddisfatto, come hai detto tu, partita dopo partita vedo le cose che mi piacciono sempre di più, a volte poi ci sono gli avversari, ci sono degli intoppi, ma fa parte del campionato, perciò penso che per ora arrivare alla sosta con un grande risultato domani sera, un grande risultato domenica sarebbe forse il migliore delle partenze, insomma, che potevo sognare. So, since your arrival on the AS Roma bench, it's been a rising trajectory. Did you expect it, and what's the key, the secret to it? Well, first of all, I think that big teams such as Roma, when they have downs, they always bounce back, regardless of the coach, because they tend to have better players than the opponents. And as for the rest, I'm satisfied with our trajectory. I believe that we are on the right track. Of course, I hoped we would perform and we would deliver like that. Not only in terms of results, but also in terms of feelings that we established with the player from a human standpoint and also a football standpoint, because they believe in what I'm trying to convey to them. Then, of course, there are also the rivals, there are obstacles, but I believe that if we get to the international break with a good performance and result tomorrow, and then on Sunday, it would be the ideal and a dream start. Above, guardandoti, in molti vedono De Rossi 20 anni fa, ovviamente ora senza barba, meno rughe però, e questo è l'augurio che ti si può fare di avere la sua stessa carriera. A te come calciatore, che ora ce l'hai lì come allenatore e questa vicinanza a lui, che cosa ti dà, cosa ti porta, che sensazioni ti dà e se ci hai mai pensato o se ci pensi di poter diventare il De Rossi del futuro? No, allora, assolutamente mi fa un effetto bellissimo, ma più che altro, vabbè, il primo impatto naturalmente è quello di un ragazzo che ha sempre visto giocare in televisione. Poi inizia un rapporto che, cioè, adesso io lo vedo come il mio allenatore, nel senso non... Sono onorato che mi possa dare un determinato tipo di consigli che credo che nessun altro allenatore mi possa dare, per quello che ha passato il mister e per il livello a cui ha giocato, anche naturalmente per la situazione in cui si è trovato nella sua carriera. Poi l'altra domanda, se posso essere sincero, un pochino me l'aspettavo, nel senso, c'è sempre questi tipi di accostamenti, ma io sinceramente credo che
ogni giocatore abbia la sua carriera, come ho detto. Naturalmente io, se ti dico spero di avere una carriera come quella del mister, non ti mento, però cioè io voglio avere la mia carriera, nel senso essere accostato, sì, va benissimo. Guarda, è proprio una... cioè ne sono tanto onorato, però io non so come dirtelo, vorrei anche avere la mia di carriera, di Edoardo Bove, in quel senso, capito? Grazie. Edoardo, many people may see in you Daniele De Rossi 20 years ago without beard. So what does it feel like to sit now close to him? What are your feelings? And do you believe that you may become the Daniele De Rossi of the future? Well, of course, you know, it makes me feel good. I've always watched him as a kid, him on TV, but today I see him as my coach. Of course, I'm honored to receive from him pieces of advices that only he can give me because of his career as a player and as a midfielder. And, you know, as for the second part of your question, I expected it because people always tend to make comparisons, but as I already said, every player has his own career. Of course, I wouldn't lie if I told you that I would like to have Daniele De Rossi career at Roma, but I would like to have my own career as Edoardo Bove. Buonasera Daniele. Senti, io ho una curiosità, perché il Brighton è una squadra abbastanza strana. Nelle ultime quattro partite ha segnato un gol, poi però se vai a vedere leggermente dietro, una squadra ha segnato quattro gol al Tottenham, al Crystal Palace, ne ha fatti cinque allo Sheffield. Cioè, quando vince è una squadra che vince anche con punteggi abbastanza larghi. E tu prima parlavi appunto che nella fantastica partita dell'andata comunque avete lasciato 4-5 occasioni da gol. Ecco, nella fase difensiva volevo chiederti che cosa dovete migliorare e che Brighton ti aspetti, se ti aspetti lo stesso Brighton dell'andata, magari con un attaccante in più, con un modulo diverso. Grazie. Non lo so, perché hanno tanti giocatori davanti con caratteristiche, alcuni simili tra loro, altre molto, molto diverse. E aspetto che Roberto ci stupisca un po', come ha sempre fatto quando prepara le partite. Stupisca nel senso, dal punto di vista delle scelte, non che ci colga impreparati, ecco. E penso che se guardiamo i risultati di tanto tempo fa, bisogna anche con onestà dire che hanno perso due o tre giocatori molto importanti per loro negli ultimi tempi, molti dei quali nel reparto offensivo, del centrocampo offensivo. E però la squadra che ho visto a Roma è una squadra assolutamente competitiva, quindi è una squadra che può far gol a tante squadre. Ovviamente noi ci stiamo preparando, ci prepareremo, giocheremo per fare noi dei gol a loro e per non concederne. Non so quanto cambieranno, ripeto, Roberto è un allenatore, come ho detto, geniale, sorprendente, ma non me lo aspetto che cambi completamente modulo, che cambi completamente atteggiamento, anche perché lui è uno che vede il calcio in una maniera tale che lo porta a preparare le partite sempre per fare gol, sempre per attaccare, quindi non credo che si dovranno snaturare più di tanto. Ecco, non è una squadra difensiva che domani dovrà fare una partita offensiva per la prima volta, è una squadra che anche a Roma è venuta per fare gol, e quando hai questa mentalità e questi giocatori e questo allenatore sicuramente rischi di farne, perché hanno avuto qualche occasione e rischi anche di prenderne, come ne hanno presi, ne potranno prendere forse pure qualcuno di più. È stata una partita molto, secondo me, molto, molto bella dal punto di vista delle occasioni, e ovviamente noi siamo stati più bravi a concretizzarle, i giocatori sono stati più bravi a concretizzarle, e quindi sarà una bella partita, divertente, speriamo non troppo. Cioè, anche una partita un po' più noiosa, uno 0-0, a noi non ci farebbe schifo, no? A parte questo, a parte le battute, noi dobbiamo fare una partita pensando a fare gol, cioè, pensando a fare gol. Se la facciamo solo pensando a non prenderle, dopo 10 minuti ci abbassiamo e rischiamo di non uscire mai. Facciamo l'ultima. So Brighton is a strange team. They've scored only one goal in the last four games, but they've scored four goals against Tottenham, four against Crystal Palace, five against the Sheffield United. So it's a team that when they win, they tend to win by large margins. In the first half, they created four chances at the Olympico in the first game. So
What do Roma need to improve defensively, and what do you expect from Brighton? Do you expect them to play with an extra striker, maybe? I don't know. They have many options up front. I'm sure that Roberto De Zerbi, as usual, he has some surprise in store for us. To be honest, they had a couple of players, offensive players, injured over the last period that probably affected them. But at the Olimpico, they displayed a very competitive team. But anyway, we want to focus on our game. We want to score goals. And I don't think they will change things, because Roberto, he won't change formation. It's a team that is always on the front foot. It's not a defending team that for the first time will have to play to attack and to score goals. We are two offensive teams. They can score goals, but they can also let in goals. It was an entertaining and nice game at the Olimpico. We won it because we made the most of the chances that we created. So probably tomorrow I would settle for a more boring sort of game. Maybe a goalless draw would be okay, but no, jokes apart, we want to score to score goals and to stay focused on our game plan. Buonasera, le volevo chiedere se tra le varie valutazioni che farà sulla formazione di domani peseranno anche i diffidati o se vanno sempre in campo i migliori. No, vanno in campo i migliori, vanno in campo, faccio tante valutazioni ma non i diffidati. Grazie. And in your lineup tomorrow, will you take into consideration, you know, players who are one card away from suspension? No, I will not. The best 11 will take the pitch tomorrow. E non dirò ai giocatori diffidati di stare attenti, di non prendere il giallo. Sarebbe veramente iniziare la partita col piede sbagliato, sarebbe proprio il messaggio peggiore. È ovvio che non devono prendere gialli nessuno di loro, evitabili per scemenze, ma devono giocare. Devono giocare normale, perché se giochi pensando a non prendere il giallo, prendi il rosso. And of course I won't tell those players, you know, to be careful not to get a yellow card, not to get booked. It would be the wrong message. It would mean to start with the wrong foot. Of course they don't need to take useless or stupid cards, but if you tell one player not to get a yellow card, he ends up getting a red card. Grazie.